Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di semplificazione. È un testo complesso che si compone, come spiegherà meglio il ministro proponente, il ministro per la pubblica amministrazione, essenzialmente di due parti. Nella prima parte si riprende il percorso della codificazione di settore e del riassetto normativo in alcuni importanti settori. Nella seconda parte si introducono alcune ulteriori misure di semplificazione che servono ovviamente a rendere più facile la vita dei cittadini e a creare un ambiente e un contesto più facile per le imprese. Sono misure di semplificazione che vanno lette in modo complementare, direi, rispetto a quelle contenute già nel decreto legge del fare. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione vi darà dettagli del testo decisamente superiori a quelli che vi ho detto io. Grazie, buonasera. Ma con questo disegno di legge si completa la prima fase dei provvedimenti in materia di semplificazione per imprese e cittadini che il governo ha inteso portare avanti, perché le procedure di semplificazione rappresentano e hanno un'incidenza sugli oneri amministrativi di imprese e cittadini che rappresentano una manovra economica fatta a costo zero, ma che aiuta il settore delle imprese e i cittadini a svolgere appieno le proprie attività senza ostacoli ulteriori. Sappiamo quanto questo sia importante anche alla luce della relazione che ieri il Presidente dell'Antitrust ha fatto, dicendo che le semplificazioni sono una precondizione per un mercato e una competizione del settore delle imprese che sia efficiente e trasparente a tutela dei consumatori, delle famiglie e delle imprese stesse. Come diceva prima il sottosegretario Patroni Griffi, il provvedimento che il Consiglio dei Ministri ha oggi esaminato ed approvato si divide in due parti. La prima contiene una serie di norme di codificazione, alcune di carattere generale, cioè noi abbiamo chiesto e chiederemo al Parlamento una delega per intervenire con un nuovo taglialeggi e quindi con interventi di semplificazione normativa e di eliminazione del numero eccessivo di leggi che c'è nel nostro Paese, la seconda per misure di semplificazione su oneri amministrativi ulteriori, oltre a quelli su cui interveniamo oggi e siamo intervenuti col decreto legge a seguito di procedure di misurazione che il nostro Dipartimento è nelle condizioni di fare. Man mano che noi nei vari settori di intervento della pubblica amministrazione individuiamo oneri che quantifichiamo e stimiamo e che possono essere rimossi a vantaggio dei cittadini e delle imprese, abbiamo la possibilità con questo strumento di poter intervenire in maniera tempestiva ed efficace. Introduciamo l'agenda per le semplificazioni, cioè mettiamo al centro e come priorità dell'azione del governo le semplificazioni non solo per lo Stato, ma anche per le regioni e il sistema delle autonomie e prevediamo che ogni anno il Consiglio dei Ministri approvi un'agenda che è concordata al tavolo con le regioni e le autonomie locali, per costringere tutti a fare questo sforzo di modernizzazione che serve al Paese. Introduciamo una delega di carattere generale sulla cosiddetta decertificazione che serve ad eliminare, a dematerializzare quanti più documenti possibili in ciascun ramo, in ciascun settore delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Introduciamo una serie di misure importanti di semplificazione per i cittadini che possono sembrare una banalità, ma nella quotidianità della vita dei singoli cittadini non lo sono. Ad esempio, per chi deve partecipare ad un concorso o anche deve fare un'attività fuori dal nostro paese, avere la traduzione del proprio titolo di studio in inglese diventa un'attività onerosa. Noi prevediamo con una misura di semplificazione che tutto questo avvenga gratuitamente attraverso il rilascio già della trascrizione da parte dell'amministrazione che è tenuta a farlo. Lo stesso discorso riguarda semplificazioni che servono anche a semplificare gli accertamenti fiscali con riferimento al cambio di residenza e le dichiarazioni relative al cambio di residenza e vanno insieme a quelle sulle tasse per i servizi e per i rifiuti, per cui questo incrocio e questa unificazione del procedimento serve a semplificare, ma serve anche a consentire, ad esempio, ai comuni di poter perseguire meglio l'evasione fiscale in questo settore, avendo accertamenti più rapidi.
introduciamo procedure semplificate per quanto riguarda il pubblico registro automobilistico, mi riferisco in particolar modo ai cittadini. Cito due esempi, due casi concreti. Se, come noi ci auguriamo, questa norma verrà approvata dal Parlamento, la vendita verrà tutto telematizzato. Ad esempio, se viene rubata un'auto, io basta che faccio la denuncia all'autorità giudiziaria, che poi in via telematica invierà la denuncia al PRA, e quindi non ci sarà bisogno di altri adempimenti da parte del cittadino. Stesso discorso riguarda il rapporto di compravendita di un'automobile. Se fino ad oggi la trascrizione viene fatta a cura dell'acquirente, oggi può essere fatta a cura del venditore, che così evita, sempre per via telematica, di trovarsi in una condizione, diciamo così, di difficoltà col pubblico registro o con le attività delle multe e quant'altro dovesse arrivarci. Per quanto riguarda il settore delle imprese, introduciamo alcune semplificazioni importanti. Innanzitutto introduciamo la figura del tutor d'impresa, che serve a potenziare lo sportello unico delle attività produttive. Nell'ambito dello sportello unico si individua un tutor che assiste le imprese in tutti gli adempimenti che queste sono chiamate a fare, non solo presso lo sportello unico, ma anche presso altre amministrazioni. Introduciamo ulteriori misure di semplificazione in materia edilizia, prevedendo la riduzione dei termini del rilascio del permesso di costruire anche nei comuni al di sopra dei 100.000 abitanti, salvo che non si tratti di interventi edilizi di particolare complessità, oltre a tutta una serie di semplificazioni in materia di varianti edilizie, che poi sono quelle che a volte diventano la causa del blocco delle opere da parte delle imprese. Introduciamo anche in materia ambientale delle norme che servono a semplificare le procedure per bonificare e per risanare dal punto di vista ambientale, ad esempio, le discariche, quindi tutto ciò che è connesso con le bonifiche, tutto ciò che è connesso con i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di VAS, di autorizzazione integrata e così via, che consentono non solo di realizzare realmente gli interventi di bonifica, ma anche di investire risorse in materia di riqualificazione ambientale per diversi miliardi di euro. Introduciamo una serie di semplificazioni fiscali, faccio un esempio per tutti: l'esonero dalla dichiarazione di successione per quanto riguarda le successioni che non sono superiori a 75.000 euro e che riguardano ovviamente il coniuge, i figli. Si tratta di una norma anche di giustizia sociale per quelle successioni, diciamo così, di piccola entità, che non devono essere soggette ad un aggravamento particolare. Si tratta anche di una serie di ulteriori misure che semplificano la vita delle imprese, ad esempio per quanto riguarda alcuni adempimenti legati all'attuazione del codice della privacy per le piccole e medie imprese, che costituiscono oggettivamente un onere a carico delle stesse imprese. Quindi si tratta di un secondo importantissimo tassello nelle procedure, nel cammino di semplificazione che questo governo ha messo al centro della sua azione, della sua attività, fin dalle prime dichiarazioni in Parlamento del Presidente Letta. Se ci sono domande, aspettiamo un istante anche i colleghi che hanno seguito dai box. Mi pare che possiamo andare. C'è qualcuno? Ah, scusa, non avevo, perdono. Segno Bonini, Rai News 24. Volevo sapere se si era parlato anche di IVA all'interno del Consiglio dei Ministri di oggi. No. Non è stato toccato. E per quanto riguarda, lei dice, l'impatto di queste misure che sono a costo zero, ma che avranno una ricaduta sulla vita dei cittadini, ha parlato di una manovra economica a costo zero, si è calcolato un impatto a favore dei cittadini ipotetico? Ma allora, noi abbiamo detto già l'altra volta, lo ripetiamo, gli oneri amministrativi a carico delle imprese nel nostro paese sono stimati e sono misurati in circa 31 miliardi di euro l'anno. Non è che tutti questi oneri siano inutili o siano, diciamo così, un peso per le imprese. C'è una parte di oneri amministrativi che serve, c'è una parte di oneri amministrativi che invece aggrava e diventa un costo in termini di competitività e anche in termini di oneri economici per le imprese ed anche per i cittadini.
Noi nel decreto legge abbiamo messo tutte quelle disposizioni che hanno e che sono state oggetto di una misurazione specifica degli oneri, che incidono su materie che riguardano circa 8 miliardi di oneri. La stima che abbiamo fatto del risparmio, diciamo, delle imprese o dell'abbattimento degli oneri amministrativi su quelle disposizioni che sono nel decreto legge riguardano circa 450 milioni di euro, che sono quelli stimati e misurati. Dall'attuazione poi di quelle misure e dal livello di attuazione di quelle misure potremo avere ulteriori elementi certi, perché si tratta ovviamente di ulteriori oneri che vengono meno nei confronti delle imprese. Sul disegno di legge noi abbiamo concentrato misure di semplificazione la cui stima potremo fare solo dopo che saranno attuate, e ci sembra corretto farlo perché, poiché il meccanismo di misurazione degli oneri amministrativi è un meccanismo serio, non possiamo utilizzarlo come strumento di propaganda, lo dobbiamo utilizzare solo con riferimento a quelle disposizioni, a quei procedimenti per cui abbiamo certezza di poter dare dei dati attendibili. Volevo chiedere se è stata autorizzata la fiducia sul decreto su cui c'è in atto l'ostruzionismo in aula alla Camera adesso. Guardi, è una cosa solo eventuale, nel senso che qualora non è stato detto al Ministro di porre la fiducia, ma soltanto se dovesse sorgere per ragioni tecniche una esigenza di questo genere, il Ministro potrà farlo. L'idea del Ministro era quella di non porre la fiducia se non proprio strettamente, la cosa non dovesse essere strettamente necessaria. La notizia è arrivata quando credo il Consiglio fosse quasi alla fine, però immagino che comunque un eco, o suppongo che un eco ci possa essere stato. L'ex Presidente del Consiglio ha visto rigettato il suo ricorso alla Consulta, i ministri del PDL hanno fatto una nota in cui si dicono allibiti, se ne è parlato durante la riunione? No, non se ne è parlato. Grazie a tutti.